13 aprile 2020, liberi a casa oggi in collegamento con Gianni Rubagotti, segretario dell'associazione Miriam Cazzavillan, associazione radicale di Milano. E questo è un ulteriore appuntamento dei vari video, delle attività di Liberi TV che facciamo da casa, perché c'è appunto il Covid che sta imperversando nel pianeta e siamo a casa per evitare tutti quanti di aumentare. Di incrementare la diffusione di questa peste e ovviamente mandiamo un messaggio senza il timore di essere considerato un diffusore di messaggi liberticidi e un invito a tutti quanti voi che ci seguite di stare a casa, di seguire quelle che sono le regole di prevenzione. Parliamo con Gianni Rubagotti, che ringraziamo di essere qui con noi, Grazie a e voi. ovviamente all'attività di questa associazione radicale di Milano. Su Liberi TV già lo abbiamo avuto con delle interviste, se non sbaglio, parecchio tempo fa ormai, e ci sono degli appuntamenti, un paio di appuntamenti importanti di cui vogliamo parlare a breve termine. Io gli do la parola per illustrarceli, poi insomma magari faremo anche due chiacchiere un po' divagando nell'ambito dei 20-25 minuti più o meno di video. A te la parola, Gianni. Allora. Per chi credo che ci sia negli archivi, noi molti anni fa abbiamo fatto, appena nati, un paio di serate culturali che erano state trasmesse anche da Liberi TV. Tra l'altro su temi che funzionano ancora oggi, uno la non violenza, l'altro l'Islam e la democrazia. Cos'è successo? Che io per organizzarle dal vivo dovevo trovare ogni volta cinque persone che mi giurassero solennemente sulla loro madre che venivano, per essere sicuro che tre ci fossero. Perché questo, purtroppo per i piccolini come noi bisogna fare così. Poi, cioè, lui dice, ma facciamolo anche se non c'è pubblico. E non è proprio la stessa cosa. Allora, io mi sono arreso, dopo le prime due che si facevano già una fatica, e le ho organizzate solo in carcere. In carcere si è sicuri di avere qualcuno nel pubblico. Anche piuttosto che la cella scelgono noi. Difatti mi diceva anche Siciliano, lo raccontavo oggi, uno della mia associazione, il direttore di forse quando era già San Vittore, anche un'orchestra di musica classica un giorno mi ha detto: ma dov'è che lo troviamo un'altra sala con 200 persone che ci ascoltano, se non da voi? Anche se mi ha detto che poi si stanno rendendo più adesso più raffinati perché in tanti vanno lì. Paradossalmente, adesso, quindi, paradossalmente in questa situazione dove tutti sono reclusi, siamo tornati a occuparcene, ma il motivo è un po' più serio. Uno, che ho partecipato a una riunione di un'altra associazione di Milano, quella Radicali Milano, quella importante, ho fatto delle domande, nessuno ha risposto. Allora ho detto: preferisco parlare a 10 persone, anche se saremmo in pochi, con qualcuno che mi ascolta, che parlare a 30 che fanno finta o non mi ascoltano e non fanno finta di ascoltarmi. Ma il motivo in realtà è un po' più profondo, poi l'ho capito dopo. Milano era molto ricca di incontri politici, culturali, molti organizzati dai circoli del PD. Ci sono tanti circoli in centro a Milano, ogni settimana uno o due incontri anche su temi locali, ma non solo. E tutta questa roba è andata a sparire. Cioè, il PD di Milano fa ogni giorno una diretta con un eletto, che è un filo diretto con l'eletto, ma mancano gli ambiti di approfondimento, specialmente quelli fuori dal mainstream Covid. Ecco perché, quindi arrivo all'argomento delle serate, abbiamo fatto una prova settimana scorsa per vedere se funzionava il software, tra l'altro un appello se qualcuno sa far funzionare i software di streaming, perché noi ne abbiamo uno, ma da settimana prossima lo dovremo pagare. I temi saranno: uno, i consigli comunali domani sera, cioè un consigliere comunale di Forza Italia di Milano e una consigliera comunale di Italia Viva di Monza, più uno che si è aggiunto di Desio, quindi due dell'opposizione e uno che è in maggioranza, per porsi il problema di: cosa fa il consigliere comunale, specialmente quello di opposizione, in questo momento dove il consiglio comunale non si può riunire? E quindi per il consigliere comunale d'opposizione è più pesante questa cosa, perché quello di maggioranza le cose le discute direttamente con l'assessore, cioè non vanno in consiglio a fare le richieste all'assessore, quindi cambia relativamente. Ma quello d'opposizione, se non va in consiglio, che fa? E quindi che ruolo ha come controllo? Cioè la giunta opera e lui vede. Poi un altro tema: venerdì ci siamo voluti complicare la vita con Sciascia e Manzoni, un tema di quelli semplici, di quelli che raccolgono le folle di persone.
E però in realtà tramite Andrea Mauri, chiamato normalmente Mauri da 30 anni. Mauri che abbiamo su Libri TV con tante presentazioni di libri, e lo salutiamo. Lui mi ha messo in contatto con l'associazione Amici di Sciascia, la segretaria parlerà e sto vedendo che ci sono già una ventina di persone che hanno messo che parteciperanno, hanno invitato, forse anche per loro è un modo nuovo di proporsi, quindi sono contento se questa cosa diventa anche un'occasione di crescere per gli altri, di fare cose del genere. E credo che sarà, io pensavo che dovevamo occuparci, abbiamo fatto 114 visualizzazioni con la prima prova e stanno ancora aumentando, spero domani sera di farne qualcosa in più, magari quella di Sciascia che doveva essere la Cenerentola andrà bene e poi si spera di andare avanti. Stasera uno della mia associazione mi ha già proposto un incontro sulla città metropolitana, che è un tema anche in questo di cui non si parla. Noi abbiamo, come sai, io ho come sindaco Sala, anche se non lo posso eleggere, questo per opera di un partito che si chiama Democratico. Dopo tanti anni, dopo 70 anni, 50 anni, che il presidente della provincia non lo votavo direttamente, ma nella prima Repubblica io votavo il consigliere che poi lo votava, adesso si è deciso che il capo della città metropolitana è il sindaco di Milano, eletto solo dai milanesi, con conseguenze del tipo, banalmente, c'è da fare l'area dove il Seveso butta fuori l'acqua quando è in piena, la fanno casualmente un metro dopo il confine di Milano. E con un sindaco come Sala che si dimentica di essere sindaco della città metropolitana, perché va 2 anni di fila a portare il saluto del comune alla giornata europea della cultura ebraica e non lo porta per la città metropolitana, mentre quando c'era la provincia, io conosco l'ex presidente del consiglio provinciale, lui andava ogni anno a salutarli, lui fa il saluto e si dimentica di essere, c'è un ruolo a cui tiene così tanto che si dimentica di ricoprirlo. Quindi, questi sono dei temi che, come vedi, sono fuori dalla discussione normale, quindi cerchiamo di tenere. Tornando a questa cosa su Manzoni e Sciascia, descriviamo e presentiamo rapidamente chi parteciperà. C'è questa Roberta De Luca, che è il segretario dell'associazione Amici di Sciascia, che credo che parlerà dell'episodio del Prina, c'è stato nella civile Milano, è stato linciato. Questo i grillini dovrebbero ricordarselo, perché possono essere quelli che linciano, ma possono essere. Manzoni era assistito al fatto che questo funzionario austriaco è stato massacrato, proprio linciato e ammazzato in piazza dalla folla. E al momento era contento, poi del tempo, ma che cazzo ho fatto? Quindi si parlerà anche. Manzoni ha avuto questa evoluzione. Quindi, quando nei Promessi Sposi si legge dell'assalto al forno delle Grucce, in realtà Manzoni parlava anche di se stesso riferendo quella cosa. E in particolare il tema, perché Sciascia e Manzoni? Perché molti hanno letto i Promessi Sposi come un romanzo da catechismo, dove si parla del cattolicesimo, della morale, le cose buone, bisogna essere buoni. E Sciascia ha detto, stronzate, questo è un romanzo che parla della storia d'Italia e se uno legge bene i Promessi Sposi capisce l'Italia anche a distanza di 100 anni, perché Sciascia lo diceva negli anni 80-70, molto meglio che a leggersi chili e chili di libri. E quindi parleremo di questo, ci sarà un accenno anche alla colonna infame, che tra l'altro poi sono cose che si collegano ad altro. A Milano, tramite Matteo Forte, siamo riusciti a ottenere una mozione per mettere una targa dove c'era la colonna infame. La colonna infame è una cosa che è stata messa dove c'era un untore, una cosa che tra l'altro torna di moda adesso. C'era un parrucchiere, questo Mora, che ovviamente aveva non il gel, ma delle cose che si mettevano in testa. Hanno visto queste creme e hanno detto, tu sei un untore. L'hanno torturato, poi l'hanno massacrato prima di ammazzarlo. Questo Mora è stato geniale, perché quando gli facevano l'interrogatorio, gli hanno detto, ma tu dici i tuoi, non puoi aver fatto tutto da solo, dici i tuoi complici. E ha citato come complice un grandissimo nobile. Allora, lui l'hanno, tra l'altro nella tortura era prevista il taglio delle mani prima di essere ammazzati, per farci capire quanto erano teneri, e lui l'hanno subito ammazzato perché la gente aveva voglia del processo,
Per il mobile hanno aspettato un anno perché bisognava fare le dovute indagini. Dopo quest'anno l'avvocato è arrivato a dimostrare che sia che il nobile sia che il Mora erano innocenti. Quindi si sono scusati con l'avvocato, con il nobile, e col Mora, va bene, tanto è morto, quindi è ancora... Sì, è questo piccolo neo sulla pena di morte che non ammette errori. E ancora decenni dopo lui era considerato colpevole, nonostante questa cosa. Cioè, per dargli questa condanna hanno messo una colonna nel posto dove lui hanno distrutto il negozio e hanno messo una colonna. Adesso al posto della colonna c'è un'opera d'arte da cui non si capisce. Io ci sono passato avanti per 15 anni senza capire cosa cazzo fosse. E metteranno una targa che spiega: guardate che qui c'era la colonna della colonna infame. Questa è una cosa ottenuta da Matteo Forte, collegata a un'altra cosa che abbiamo ottenuto, perché siamo una piccola associazione, però ogni tanto portiamo a casa qualcosa. Lì a due passi c'è la casa di Enzo Tortora. Io non so se Enzo Tortora, quando ha preso casa lì, sapeva che a pochi metri da lui c'era il suo destino. E anche lì, ancora prima di questa cosa, abbiamo ottenuto che ci fosse, anche lì è passato l'unanimità in Consiglio Comunale, l'ha presentata De Chirico, che parla domani sera, una targa per ricordare che quella è la casa di Tortora, perché è un pezzo di storia di Milano quella casa, non perché ci ha abitato Tortora, ma che Tortora ci ha fatto la campagna elettorale per le europee. E Tortora ci faceva le riunioni della Lega Italiana del Divorzio, questo l'ha detto Vecellio, perché avevano una sede in Via Porta di Vigentina, però ogni tanto si trovavano anche da lui. Quindi quella casa, un po' dimenticata, in Via dei Piatti 8, è un pezzo della storia dei diritti civili a Milano. E Tortora, nel famedio, dove ci sono le sue ceneri, c'è una colonnina spezzata per ricordare la colonna infame, c'è una storia della colonna infame di Manzoni con prefazione di Sciascia, e anche l'iscrizione che c'è lì è di Sciascia. Quindi quando parliamo di questa di letteratura, non parliamo solo di cose così alte, lontane da noi, ma stiamo parlando anche della storia di questo paese. Certo, leggo che un altro dei partecipanti sarà Maurizio Pistorio, che è un professore. Ah, sì. Maurizio Pistorio è un professore di lettere che abbiamo conosciuto proprio a un incontro su Sciascia, e l'abbiamo coinvolto in una cosa che si è creata a Milano, che è l'Osservatorio Carceri Lucio Bertè, con cui abbiamo fatto anche una visita a Como. Tra l'altro lui ha avuto una bella idea, perché ha visto che nel carcere di Como, ha chiesto e ha scoperto che ci sono degli archivi del carcere precedente, di cui era già stata fatta una mostra, anche perché il carcere precedente è un carcere che c'era dall'Ottocento a credo degli anni 50, e quindi ci sono scritte i nomi dei detenuti politici sotto il fascismo. E era una cosa che dovevamo portare avanti, l'idea di fare una mostra su questo. Poi ovviamente è arrivato il Covid, ha bloccato tutto. Su Como c'era anche il discorso del garante dei detenuti, per cui c'era già una mozione presentata, e adesso chissà quando la proveranno, perché lì se ne parla adesso della situazione dei detenuti, ma quando siamo andati noi c'era il doppio delle persone che ci poteva stare. Questo appuntamento vi siete organizzati per una sorta di interattività? Sì, utilizziamo un software che è BeLive Studio nel periodo di prova, ecco, per cui dobbiamo vedere se ne troviamo uno gratuito, perché sennò la settimana prossima si paga 29 euro al mese. Molto semplice, perché io adesso oggi ne ho provati altri due, non sono riuscito a far niente, quindi se qualcuno vuol darci una mano dal punto di vista tecnico, benissimo. E sostanzialmente trasportiamo su Facebook quello che si farebbe in un incontro normale, quindi ci saranno due o tre relazioni, il giro di domande degli ospiti. BeLive è molto semplice, per cui se uno è particolarmente attivo potrei tirarlo dentro anche a parlare, e poi un giro di risposte, e basta finita così, anche perché gli inventi su internet sono pesanti. Cioè, laddove dal vivo si possono fare 8 ore di formazione, sconsigliano di farne altrettanta su internet, perché comunque certo, lo schermo ti brucia gli occhi. Però, dato che l'alternativa è nulla, noi diamo la possibilità a chi ha voglia, in mezzo alle notizie sul disastro Covid e altre, la D'Urso e altre cose del genere, di riflettere un po', gli diamo questa possibilità, e
vedo, ho la sensazione che qualcuno, partendo dall'idea che noi siamo degli sfigati, perché noi non ho nessun problema a dire che noi abbiamo fatto l'assemblea annuale e alla fine dell'assemblea eravamo in tre. Questo fa capire. Poi, 2 giorni dopo, abbiamo avuto una mozione votata in consiglio comunale all'unanimità. Siamo sfigati, siamo pochi, però ogni tanto la indoviniamo. No, vabbè, sono sfigati, è, diciamo, è eccessivo. L'essere pochi, purtroppo, soprattutto per quanto riguarda l'attivismo politico e culturale, gratuito, purtroppo coinvolge poche persone sono, hanno il tempo, poche persone hanno la voglia e la passione, perché poi è quello, di farlo, è una cosa molto diffusa, insomma, ecco, non è che con Libri TV siamo messi diversamente, però insomma la qualità dell'impegno, l'impegno, ecco, fa la differenza di coloro appunto che sono presenti, perché è un impegno notevole, proprio perché si è in pochi e le responsabilità, il lavoro è tanto, se si vuole portare a casa, come siete riusciti, dei risultati. Queste cose le registrerete e le ospiteremo ovviamente sul sito di Libri TV. Sì, meglio, le registriamo, mandiamo in diretta a Facebook, per cui Facebook la registra e quindi poi scarico il video con un softwareino, chi vuole ospitarlo lo ospita, anche perché ci fa, è tutta pubblicità e avere gente che viene a vedere ci consente di crescere in questa cosa, perché insomma, domani sera ho avuto anche la gentilezza di rapporti personali, ma non è così banale che un consigliere comunale che era il vice capogruppo di Forza Italia, un'associazione di tre gatti come nostra, gli dice facciamo una diretta Facebook e vieni a fare il relatore. C'è un rapporto con lui, aveva anche presentato una mozione per chiedere la coltivazione, che Milano chiedesse di coltivare la cannabis terapeutica, che gli ho proposto io, anche se poi qualcuno in regione si è preso, qualcuno, facciamo i nomi, più Europa, si è preso tutti i meriti lui, però l'idea è stata mia, io ho steso il grosso della mozione, lui ha aggiunto dei pezzi, in consiglio comunale è passata a larga maggioranza, poi è stata ripresa quell'idea aggiungendo qualcosa ed è stata fatta all'unanimità in regione Lombardia, quindi c'è un rapporto con De Chirico, da tempo ha anche presentato la mozione per Radio Radicale, però è ovvio che se io riesco a far crescere e invece di avere 10 che guardano a poter dire che ho 100, 200, 300 persone, allora magari si può chiamare il consigliere regionale, il parlamentare e rendere la cosa ancora più interessante, oppure fare anche degli eventi un po' più di nicchia, sicuri che non saremo solo noi, cioè viene superato quel rapporto tragico che sarebbe bene avere più pubblico del numero di relatori, che non è scontato, specialmente devo dire nel mio ex partito ho visto più di una cosa organizzata con 150 relatori e poi 10 persone nel pubblico. Dico mio ex partito perché io dal 31 gennaio sono uscito dal Partito Radicale, ero consigliere generale, ero eletto nel Consiglio Generale e diciamo che io avevo un'altra idea su cosa fosse significasse non violenza, ma vedo che leggiamo Gandhi in maniera diversa. Quindi, per esempio, quando io proprio al congresso di Napoli ho proposto un emendamento che ringraziava Milano per aver messo la targa, aver votato la targa dedicata a Enzo Tortora di fronte alla casa sua. Diciamo, non è il problema che mi hanno votato in massa contro, è che non si è trovato uno che per 10 secondi mi spiegasse perché. Poi si parla di dialogo non violento, su questo è il dialogo non violento, che io Gandhi l'avevo capito in un'altra maniera. È vero che però c'è qualcuno che ha detto qualcosa, perché dalla presidenza Monica Mischiatti si sente la registrazione che dice dopo, credendo di non essere registrata, e come diceva Andreotti ai membri della presidenza, ricordo di non parlare, sì, perché manda, sì, sì. Radio Radicale manda anche quello, avete visto l'emendamento di Rubagotti? È pazzesco, è così pazzesco che non sei stata in grado di spiegare perché. Ripeto, un emendamento che ringraziava il Comune di Milano per aver emesso la targa, per aver votato la targa da mettere alla casa di Tortora, cosa definita non da me, ma dalla Francesca Scopelliti, che credo abbia un po' di voce in merito, dato che era la compagna di Enzo Tortora, una cosa acuta e intelligente.
E io credo che mi piacerebbe che ricordassero in futuro di aver fatto questa cosa, quelli che hanno votato contro. Mi piacerebbe davvero, perché è bene Vabbè, che abbiano un po' di non vorrei memoria. che ci addentrassimo troppo sulle vicende radicali perché già abbiamo il Covid e ce lo facciamo bastare, insomma. Però io ho un brutto difetto, che dico la verità. Io non dico che hanno sbagliato, io dico provate a vantarvene di una cosa del genere, specialmente se trovate parenti di torto. Perché Va bene, Gianni, è io. facile fare sti discorsi, la non violenza, il dialogo, noi vogliamo il ministro deve dialogare con noi. Sì, tu con chi dialoghi? Allora, con questo invito io direi di chiudere questa intervista che è sostanzialmente promozionale di questa Grazie. attività che farete e ci diamo appuntamento con il video che cercheremo appunto di promuovere il più possibile, ma già questa intervista, appena sarà pronta, io penso in nottata, la monterò e la pubblicherò, cerchiamo di farla girare il più possibile. Poi, se qualcuno domani sera vuole attorno alle 21 andare sulla pagina dell'associazione radicale Miriam Cazzavillan, può ovviamente vedere, non solo vedere in diretta, ma fare le domande. Noi vi risponderemo perché non siamo non violenti, quindi siamo contro il dialogo e quindi se uno ci fa una domanda rispondiamo e addirittura si potrà intervenire. Se qualcuno ha più di un commentino lo tiriamo dentro nella diretta e con questo software si riesce a fare. La stessa cosa vale domani sera sui consigli comunali, venerdì sera la stessa cosa vale e potrete parlare con la segretaria nazionale dell'Associazione Amici di Sciascia, che credo sia un'associazione che su Sciascia può dire parecchio, molto più di me. Grazie a Gianni Grazie. Rubagotti.